la mia professione è sostanzialmente sono uno psicologo e psicoterapeuta. Poi un'altra parte della mia vita è stata dedicata al lavoro con i minori nel Tribunale di Roma come giudice onorario, e un'altra parte è stata dedicata ad essere un insegnante e un formatore di insegnanti di Kundalini Yoga. Nel 1998-99 ho incontrato Bert Hellinger e ho cominciato a seguirlo e a sviluppare il lavoro delle costellazioni. Per una serie di circostanze della mia vita ho continuato questo lavoro, che mi porta in giro per tutta l'Italia a fare congressi, conferenze e gruppi. Le costellazioni familiari sono un sistema che ci permette di osservare e percepire nuove immagini della realtà, e non più attraverso gli schemi della vita e delle nostre convinzioni e delle nostre credenze personali, ma soprattutto attraverso quello che è il nostro sentire profondo, il sentire dell'anima, la percezione profonda del nostro cuore, di quello che noi sentiamo che ci lega nell'esplorazione della nostra realtà. L'incontrare tutta questa gente in tutto il mondo è una grande opportunità di crescita, perché in ogni parte dell'Italia, dell'Europa, dove sto andando e tengo questi corsi, quello che succede è che le persone sono sostanzialmente uguali, anche se hanno culture diverse, religioni diverse, stati sociali diverse. Tutti rispondono a un ordine superiore, a un ordine dell'amore, come dice giustamente Bert Hellinger. Quello che noi percepiamo è che tutto quello a cui noi eravamo abituati si sta sgretolando e sta crollando molto rapidamente. Quindi le ideologie, le religioni, i sistemi economici sono sottoposti a dei grandi stress. Tutto questo perché? Perché è come se l'universo, la sorgente di luce originaria dell'universo, chiede a noi un'accelerazione dei processi, un'accelerazione delle nostre risposte, un'accelerazione dei nostri sistemi nervosi, e che si basa non più su tanto quello che noi conoscevamo e percepivamo, ma quello che noi siamo in grado di sostenere. Tutto questo è il cambiamento, e a questo cambiamento non ci possiamo sottrarre, perché è come una evoluzione della specie, un ulteriore salto che ci permette di andare oltre le nostre consuetudini e le nostre abitudini, oltre noi stessi, oltre anche alla nostra percezione di noi stessi. È come se noi ci dovessimo dimenticare un po' di noi, e il lavoro delle costellazioni ci fa vedere quello che è, ricordare quello che noi siamo, per poi finalmente poterlo lasciare andare ed essere completamente liberi da tutte le credenze, le abitudini che ci legano e direi proprio ci zavorrano a qualcosa che ormai non c'è più. In questo faccio un esempio rapidissimo: è come se noi abbiamo una noce di fronte a noi e la rompiamo. C'è un prima della noce, e questa noce è sana, e c'è un dopo. Quando è rotta non possiamo fare altro che mangiarla, assaporarne il sapore, eccetera. C'è un prima, cioè quello che noi eravamo prima, e c'è un dopo, quello che noi siamo ora e adesso. E questo è quello, è il momento in cui noi siamo, e questo risponde all'accelerazione. Per il mio futuro cerco sostanzialmente di essere libero da schemi mentali. Cerco veramente di essere totalmente vuoto da qualsiasi aspettativa. Cerco di stare nella percezione profonda di tutto quello che mi arriva, e anche quello che dicevo prima della gratitudine, dire ok, questo va bene per me, questo è l'insegnamento, qualsiasi esso sia, qualsiasi sia la dolcezza o la durezza di questo insegnamento. Quindi quello che sogno del futuro è esserci, ma in maniera molto consapevole e presente. Ah, educazione o disobbedienza? Beh, io parlerei di più di consapevolezza, perché educazione è comunque un legame, è un controllo, è un affidarsi a qualcuno che dovrebbe riuscire a valere la pena con i suoi insegnamenti, dovrebbe essere una persona a cui tu ti puoi affidare, quindi ti dovrebbe valere la pena, ma questo tu lo puoi sapere solo dopo il processo. Quindi anche l'educazione diventa una forma di condizionamento, e tutto sommato
non so quanto sia giusto. Disobbedienza è comunque un legame, anche quello, cioè disubbidisci a qualcuno e quindi sei di nuovo legato in maniera magari oppositiva, aggressiva, anche prendendo in giro a qualche cosa. Io penso che nessuna delle due vale, perché è un sistema di dualità, è un sistema binario, è un sistema buoni e cattivi, la maestra, la lavagna e tutte queste cose qui. L'unica vera possibilità è la consapevolezza, essere presenti nel processo. E l'educazione migliore è proprio l'esperienza che ognuno di noi fa con il suo bagaglio di DNA nella vita. Questa è la nostra educazione migliore e non c'è un'educazione che può essere utile per tutti e non c'è un'educazione che può essere giusta per tutti. L'unica educazione è essere nel processo consapevoli. Personalmente penso che non c'è una differenza tra l'aldilà e l'aldiquà, è tutto unito e ogni volta che uno mi parla è l'aldilà, ma io ogni tanto quando vedo le persone ho chiaramente delle allucinazioni visive e vedo intorno a loro i loro angeli, le loro famiglie d'origine, le loro storie, eccetera, eccetera. Io mi rendo conto che personalmente queste sono delle allucinazioni, ma forse non è proprio così, perché presto molta gente avrà questa capacità di vedere oltre a quello che c'è qui. Possiamo dire una cosa fondamentale: è l'età dell'acquario, è finalmente finito il mondo in cui le persone si mettono addosso delle false immagini e attraverso queste false immagini credono di colpire gli altri, credono di avere un'identità per se stessi, credono di essere esattamente centrati in un processo in cui gli altri li possono accettare. Assolutamente no, siamo nell'età dell'acquario, tutto viene svelato, tutto è visibile, tutto è esattamente percepibile, la gente è estremamente sensitiva, quindi l'aldilà sono i nostri avi, le nostre origini, le persone che hanno avuto un effetto e un impatto sulla nostra vita e sono coloro a quali siamo comunque grati perché con il loro sacrificio hanno trasmesso la vita a noi fino ad oggi. E l'aldiquà siamo noi nel processo della vita e quindi non esiste questa differenza, esiste solo un unico grande processo che è l'esistenza umana. Se devo basare tutto questo sulla mia idea di psicoterapeuta, affermato o meno, come noi vogliamo, l'amore è uno stato o di squilibrio elettromagnetico in cui l'universo ci benedice e ogni tanto cadiamo falling in love, come dicono gli inglesi, cadiamo innamorati di qualcosa o di qualcuno, di una macchina, di una donna, di una situazione e il nostro sistema endocrino reagisce a tutto questo e noi non mangiamo più, gli occhi diventano luminosi e siamo veramente molto contenti e facciamo delle cose incredibili quando siamo innamorati. Quindi essere innamorati e essere in amore significa è come una benedizione, è un grave squilibrio elettromagnetico psichico, emotivo, emozionale del nostro corpo, per cui prendiamo l'aereo, facciamo delle cose incredibili, ci sacrifichiamo, però soprattutto ce la godiamo e questo non è esattamente una cosa sbagliata, essere innamorati. Per molti l'innamoramento non è altro che un essere un keeping sensation, cioè essere delle persone che stanno alla ricerca di nuove sensazioni di volta in volta, di nuove esperienze e bruciano continuamente i loro desideri, i loro ormoni ripetendosi sempre in nuove storie, in nuove immagini, eccetera eccetera. Quello forse non so se è un amore vero e proprio, sembrerebbe più un bisogno nevrotico di essere riconosciuti e se vogliamo dire qualcosa rispetto alle costellazioni, riconosciuti da chi? Riconosciuti dalla propria madre. Tutti questi grandi lady lover, tutta questa gente che cerca di colpire tante donne e avere molti rapporti, eccetera, hanno solo una persona nel loro cuore veramente, e solo una persona che non sono realmente riusciti a conquistare, la loro mamma.
e a questi dico, prima di andare a continuare a esprimere la vostra potenzialità psichica, endocrina per tutto il mondo, fate un pomeriggio con vostra madre, può darsi che forse vi permetterete poi di trovare una compagna oppure un compagno che vi dà veramente quello che voi cercate e voi chiamate realmente amore. Il resto sono solo ricerche di sensazioni. Esiste una parte di umanità che è stata addestrata e viene continuamente addestrata dalle università a sviluppare dei modelli economici che si basano sullo sfruttamento delle risorse e sullo sfruttamento delle persone e della loro forza lavorativa. Questo è veramente qualcosa su cui veramente bisognerebbe attivare un processo non conflittuale, ma un processo di riconversione, di far capire alle persone che questo sistema, così come è stato strutturato, non porta a niente, porta soltanto alle distruzioni delle nostre risorse e in definitiva di noi stessi. La mia visione su questo, io credo molto nelle nuove generazioni, questi bambini indaco, cristallo, o stellari, eccetera, arcobaleno, eccetera, che nascono con un diverso sapere, che nascono con diversi attaccamenti e che sono difficilmente condizionabili dalle merendine allo zucchero e dai pupazzetti che gli danno in vari negozi. Sperare solo su loro significa dare troppa aspettativa alla loro grande capacità animica e spirituale. Ci dovrebbe essere da parte di noi, delle generazioni precedenti, un lavoro di supporto e di sostegno nel creare strutture, scuole, aree di interesse in cui loro possano sperimentare tutto quello che hanno bisogno per creare un mondo sicuramente migliore del nostro. Quello che noi facciamo è che in questo momento la gente sta decidendo di consumare diversamente e le multinazionali sono costrette a seguire il nostro percorso. Siamo noi che abbiamo in mano il processo, ma tutto questo è molto lento e questa è la mia preoccupazione, che questo processo sia molto lento rispetto a quanto veramente il mondo viaggia velocemente in una direzione fortemente autodistruttiva. La meditazione è l'unica cosa che è oltre la vita, oltre noi stessi, perché in quello spazio meditativo, in quello spazio sacro, tutto quello che succede è che siamo connessi e quindi anche il nostro corpo sembra invecchiare molto di meno, i radicali liberi vengono un po' diminuiti nella loro produzione, il nostro cervello ha bisogno di meno ossigeno. Però in quel momento siamo connessi con la sorgente della luce universale e siamo un po' al riparo dall'impronta date dalle esperienze terrestri, dalla gerarchia terrestre, dalle convinzioni terrestre. Quindi il mio elisir di lunga vita è la meditazione e l'altra cosa, mi rifaccio un po' Osho, è danzare, ballare e divertirsi sempre, sempre, sempre. Quando mi guardo allo specchio vedo quanto il tempo è passato su di me e vedo quanto il tempo ha inciso su di me e la profondità dei solchi che ha fatto e di quello che mi sono lasciato fare e ho permesso di fare. Questo sul primo momento può dare un sentimento di sfiducia, di dispiacere, poi dopo a un certo punto ti accorgi che è quello che doveva essere. È quello essenzialmente quello che è giusto, quello che era veramente il tuo progetto e tutto ed ogni solco della pelle, ogni sguardo, ogni parte del viso e del corpo che non rispondono alle tue aspettative e alle tue credenze di allora rappresentano come delle ferite di guerra di quello che tu hai vissuto e di quello che tu hai sperimentato. Ma come a tutte le ferite, ci sei attaccato perché sono le tue ferite, sono la tua storia e come se sulla tua pelle, sul tuo viso e sulla tua età c'è incisa la tua storia personale e questa storia personale è proprio il solco, è un solco di luce che tu hai lasciato nel tuo passaggio e che stai lasciando per altri e quel solco, anche se nessuno saprà mai di te, quel solco comunque rimane perché è il tuo passaggio nella luce in questo posto.